No, dunque, se, cioè, questo non è possibile, abbiamo fatto tutto senza averne qualcosa in cambio, no? Infatti dice, sembra che abbiano detto, tra le altre cose, che dice, se, si fa passare Suarez, si fa passare Suarez all'esame, Suarez, e poi la Juve ci manda altri giocatori, cioè a fare l'esame, capito? Cioè abbiamo altri clienti. Ecco. Questo sembra che sia anche Altri quello. soldi. No, altre, diciamo, altro giro d'affari, no? Business. Altro lavoro da fare. Quindi già quello potrebbe essere Scusa, ma Suarez un voleva fare indizio. il test di Salerno per fare cosa? Per andare alla Juventus a fare Allora, cosa? ecco, allora, spieghiamo anche questa cosa. Ma Allora, perché perché non ne... l'hanno comprato Suarez? Allora, non l'hanno comprato probabilmente perché hanno capito si stava per scatenare la bufera e quindi quando uno sa che sta per scatenarsi la bufera, che fa? Si mette al Se no riparo, l'avrebbe preso. no? Allora, il problema è che loro volevano comprare appunto Suarez e questo è fuori di dubbio, ma il problema è che aveva tutte le caselle occupate, no? Come si suol dire, cioè che cosa significa? Significa che per gli extracomunitari ce n'è due o tre, no? Due o tre Ah, posti disponibili. volevano far passare il comunitario, Comunitario. il passaporto italiano. Esatto. Se però quello acquisisce una cittadinanza dell'Unione Europea, di uno Stato dell'Unione Europea, allora diventa comunitario e quindi Può automaticamente giocare. poi non c'è più bisogno di altro, va bene? Allora, praticamente però che è successo? È successo prima di tutto, vabbè, questo gran pasticcio, ma poi, e qui veramente la roba fa ridere davvero, cioè, anche se lui avesse passato l'esame in modo regolare, senza tutti questi casini, insomma, no? Ci sarebbe stato il problema del tempo, perché il passaporto non sarebbe stato rilasciato immediatamente, cioè, se ho capito bene, occorrono mesi. Dopo aver sostenuto e superato l'esame, bisogna aspettare altri mesi. Allora, abbiamo bisogno subito, scusa, ma che tu fai dietro a Suarez? Cioè, mi sembra un modo di fare veramente da Oggi le Comiche, no? Ti ricordi il programma Oggi le Comiche? C'era Ridolini, tutta bianchina. Ecco, sì, c'è qualche Ridolini che lavora nella Juve e non aveva capito che, ma forse questi, cioè, si montano un po' troppo la testa, dice, no, noi i tempi tecnici sono Ma tutti, cioè, come dire, scusa, veloci, cambiando rapidi. disco, anche Luciano Moggi del 2006 su Parigi. Ma per forza stava radiato, mi risulta che, Non può fa più nulla. ma che io sappia, no, che io sappia, no, non diciamo da tesserato. Cioè, non lo so se poi è stata revocata la radiazione, ma Va nelle televisioni a parlare, ho visto qualche volta. sì, pensa, cioè, come siamo Giuseppe messi bene, cioè, Claude. no, ma dico, siamo messi bene, anche Comunque perché, sulla Domenica Sportiva non l'ho visto. ma io, no, cioè, speriamo, perché se no, se addirittura alla Rai, sì, a 7 gol dalle TV private. No, non lo vogliono neanche, non l'ho mai visto a Top Calcio 24, devo dire la verità. Non mi ricordo di averlo visto. A 7 gol Perché sì. alla fine anche la Rai non lo vuole mica perché lo considera un pagliaccio. Ma si scatenerebbe, come dire, una valanga di insulti su. Cioè, non sarebbe una cattiva pubblicità, diciamoci la verità. Capito? Comunque Luciano, io vorrei, a proposito, visto che quando c'è di mezzo questi scandalucci, no? Allora, Moggi, Luciano Claude e Moggi, Becca, Becca, la sì, triade. io vorrei, Ma anche vorrei la Matic è sparito. triade, vabbè, c'ha un'età anche lui, no, ormai, Scusa, c'ha 70. vabbè, della generazione di Capello, se non erro. Comunque, io ti Marcellini. volevo dire un'altra cosa, ti volevo dire, Luciano Moggi, che è considerato, era considerato un super tecnico di calcio, no? Però ha preso anche lui le sue belle cantonate. Non so se ti ricordi come fu, dopo nemmeno un anno, Thierry Henry fu mandato via, no? Sì. Giocò nella Juve,
pochi spezzoni, insomma, lo considerarono un bidone e lo mandarono via, no? Poi, ma il caso più clamoroso, secondo me, Comprarono tre seghe. sì, a parte Trezeguet, sì, Trezeguet, no, ma David Trezeguet, Marocchè, il caso più marocchino. clamoroso è stato Cahà, no? Ah. Che perché Moggi praticamente disse, quando gli dissero di Cahà, no? Che ancora non era evidentemente considerato fuori classe, Sasa rispose Moggi, noi un nome così non lo compreremo mai, capito? Non lo compreremo mai. Cioè, non lo comprarono, non l'hanno Per il comprato nome per il Pecahà. nome, poi però questo vinse, ti ricordi, vinse la Champions League da solo, fece delle partite spettacolari, io mi ricordo con Milan Celtic, partì dalla sua metà campo, entrò, arrivò un porta e fece vincere la partita. E fu decisivo poi. Poi invece vinse con il Milan la Rigoglio la Juve nel 2003, Non so se lo c'era Cacà già all'epoca. No, ricordi? 2003 penso di sì. non mi pare. Nel Comunque, 2007 la vinse ecco, con Juve. in ogni caso, Cacà si portò a casa la Champions League, no? E poi la storia si è ripetuta anche quest'anno. Chi l'ha vinta la Champions League quest'anno? Sì. Bayern Munich. E guarda caso ha segnato uno scarto della Juve, perché Coman era della Juve, ti ricordi? Cioè, allora, tutti quelli rigettati dalla Juve. Coman è italiano, passaporto italiano. È italiano il No, passaporto. è francese Coman. Ah. Capito? Vabbè, Ah, insomma, Ken, mi sbaglio con Ken. Ken, sì. Ma insomma, secondo te come andrà a finire sto caso Suarez? Come andrà a finire? Andrà la luce e vino. Cioè, allora, perché qui si può andare da un'ammenda, mi pare, per i dirigenti, insomma, vabbè, un'ammenda alla società fino a, addirittura alla retrocessione. La Juve? Cioè, si rischia addirittura la retrocessione, cioè sarebbe clamoroso dopo, già l'hanno collezionata una, no? Retrocessioni. Sarebbe clamoroso. Dici Tornassero la mano serie Serie B, B? insomma, diciamo la cosa non è, cioè se viene provata la corruzione, ovviamente sì, cioè è un Giustamente. giustamente non lo so, però insomma, diciamo la cosa da un po' a pensare, no? Anche, scusa, Ma come mai si ritrovano sempre a fare questi casini? Ma Madonna, sì. ragazzi. Va bene, io la finirei È un dicendo, casino, via, un altro hobby senti, di come la Juventus ruba sempre, dai. comunque senti, io a parte questo, io voglio praticamente fare un pronostico. Su che cosa? Chiuderei questo video con un pronostico. Non so, io non so chi vincerà il prossimo campionato di Serie A. Va bene, però Speriamo che voglio. vinca una squadra all'armamento. Però voglio dirti chi vincerà il prossimo campionato di Serie B. Chi? La Juve. Va Perché secondo te bene. andrà in Serie B? Secondo te rischia di andare in Serie B? Intanto il rischio c'è, quindi il rischio è la possibilità. Sai cos'è la definizione di rischio? Il rischio è la possibilità che un evento si verifichi, capito? Ecco, quindi il rischio c'è. Arriscare. Questa è la definizione di rischio, va bene? Va Speriamo lo bene. mandi in Serie B, dai. Sì, Speriamo vabbè, alla tanto almeno Fiorentina. vincano un altro campionato di E Serie B, speriamo vabbè. la Fiorentina quest'anno faccia un Possono, discreto cioè, ma campionato. poi vuoi mettere vincere un campionato di Serie B? Tu puoi mettere anche, dice, tu c'hai lo stadium lì pieno di scudettini, no? Ma ci puoi mettere anche quello, una bella. Non so, qual è lei il simbolo della vittoria in Serie B? Qual è lei il simbolo? Un cazzo, ecco, un cazzo. Potrebbero dare un Chi hai premio. vinto? Un cazzo, il campionato di Serie B? Un cazzo. Vabbè, vai. A presto su questi schermi, Viva anche i nostri l'Etrusco, amici Bono Caco Bono, Caco Caco, Caco, e il Terra poi no, e il è il Buco. cubano. E il Buco. Un saluto Vabbè, da poi Etrusco. c'è.
Ma poi ti ricordi c'era anche il gatto, ti ricordi? Infine ha fatto il È gatto, sparito, non c'è nemmeno più sul è telefono. sparito, il gatto nero è diventato, non Sì. se ne vede più nessuno. Vai, Cominciamo già a lavorare da animali. presto, a presto A su questo. presto con queste nuove video dell'Etrusco. Ciao, ciao. Andate su Etrusco Viola. Ciao. Ciao. E iscrivetevi, ciao.